avanti senza le signore. Ecco Mellace che riceve palla da Fiorentino, mette in mezzo il pallone e attenzione, c'è stato un intervento, una parata da parte di Jerasci che sul cross che ha visto uscire un po' male Monteleone mentre la palla stava per finire in porta, ieri Marco Voci contro Monteleone, fischia Spizzirri, un saltello, un passo, due, tre, Marco Voci! Domenico Voci riceve palla, penetra a destra, arriva il pallone, tocco! Marco Voci! Procopio cerca il tiro, si appoggia poi per Doria che tocca per Domenico Voci! Il Montepone vince per 3-0 su un Caulonia che pur ridotto in 10 per l'espulsione in occasione del rigore che c'è stato sull'1-0 si è mostrato una squadra ostica. Mister, quali segnali ha ricavato dalla partita di oggi? Segnali diciamo che non sono completamente positivi, però sicuramente la squadra può fare meglio. Secondo me ci siamo un po' rilassati dopo essere passati in vantaggio, sia come diciamo, perché fino a quel momento abbiamo come al solito sbagliato un po' troppe occasioni, quindi eravamo 0-0 senza riuscire a sbloccarla, poi calcio di rigore per un fallo di mano sulla linea, quindi c'è stata anche l'espulsione del giocatore del Caulonia giustamente. E in quel momento probabilmente ci siamo un po' rilassati, abbiamo concesso gli ultimi 7-8 minuti del primo tempo in modo inaspettato e abbiamo subito qualche cross, ma non sono contento di questo perché una squadra che vuole puntare in alto deve riuscire a leggere anche queste situazioni e in quei momenti secondo me le partite dobbiamo chiuderle. E quindi mister Pisano un po' come mister Allegri, insomma si vince però si vanno a correggere quelli che il mister della Juventus chiama errori tecnici, c'è da lavorare ma con un 3-0 c'è da lavorare contenti. Credo come tutti i mister si debba continuamente ricercare l'errore che si fa durante una gara, non le cose buone sì sono soddisfazioni ma bisogna dimenticarle subito per non correre il rischio di cullarsi un po' troppo sulle cose buone che si fanno. Gli errori vanno curati, vanno corretti e infatti noi in questa settimana ci sarà molto da lavorare perché ci aspetta una partita importante come quella di Girifalco. È un campo difficile e noi vogliamo arrivarci nel modo giusto. Oggi abbiamo incontrato, secondo me, una delle migliori squadre che ho visto giocare. Quindi innanzitutto faccio i complimenti al Caulonia perché nonostante siano ritrovati in 10 e hanno lottato fino all'ultimo, come dicevi giustamente tu, e credo che non si siano risparmiati anche con una buona qualità di gioco. Quindi è stata una partita difficile. Sesta vittoria consecutiva, facendo i debiti scongiuri, c'è ancora spazio per migliorare. Sì, si migliora vincendo la settima, quindi è finita, la sesta è finita, dobbiamo pensare già da adesso alla settima perché vogliamo continuare con questa striscia positiva. Sappiamo che ci sono delle grosse difficoltà perché quando arrivano questi periodi poi subentrano anche tanti altri fattori, stanchezza, può subentrare qualche infortunio di troppo. Noi dobbiamo cercare di sopperire a tutte queste cose con il lavoro settimanale. Quando una squadra perde col Montepone 3-0 di solito si fanno complimenti di facciata, invece a mister Squillace facciamo dei veri complimenti perché in 10 si è tenuto testa a un Montepone che obiettivamente però era più forte di questo Caulonia. Questa lo sapevamo già alla vigilia della forza del Montepone e la classifica la dice tutta. Fermo restando che noi siamo venuti a giocarci la nostra partita onestamente. Come i complimenti sono arrivati anche dal mister Pisano e conoscendolo neanche la sua è un commento di facciata. È chiaro che dispiace più che altro per il passivo perché i ragazzi comunque hanno tenuto abbastanza bene il campo considerando che era anche molto pesante. Chiaramente l'episodio del rigore dove abbiamo perso anche l'uomo ci ha danneggiato perché per un'ora abbondante abbiamo giocato in 10. È chiaro che non è poi facile dover fronteggiare una squadra come il Montepone che tecnicamente preparata e non solo, palleggia, cerca sempre di giocare la palla, quindi devi sempre star lì a contrastare. È chiaro che le forze si sono dovute quadruplicare soprattutto nel secondo tempo. I complimenti a Giampiero Squillace non li facciamo, ce li conserviamo per Diachité e Monteleone. Che mi sembrano due giovani di pregio che con un mister così potranno solo crescere. Io sono molto contento dei ragazzi e non
oltre a loro ci sono anche altri fuori quota che oggi erano in campo, qualcuno non stava benissimo, eravamo anche abbastanza rimaneggiati, è vero, ci mancava anche l'attaccante che ci sta dando sicuramente in questo momento anche maggiore soddisfazione a livello realizzativo. Però diciamo che ho una squadra con tanti ragazzi giovani che stanno crescendo e il nostro obiettivo è già guardare a domenica prossima. Noi sapevamo che questo era un campo difficile e non è certo scandaloso se il Caolonia lascia i tre punti a Monte Pavone. Per il Caolonia le priorità sono altre e penso che dopo il grande risultato di sabato scorso siamo sulla buona strada per cercare di avanzare in classifica. Un'ultima battuta: noi in telecronaca abbiamo paragonato il Caolonia al Crotone. Nel caso che succeda come l'anno scorso per il Crotone, in bicicletta fino a Reggio? Bah, volentieri, quello sicuramente sarebbe un premio per tutti i sacrifici che stiamo facendo, perché comunque è un gruppo di ragazzi che si impegna durante la settimana e molto, ci tiene parecchio. E quindi penso che alla lunga questo possa pagare. È chiaro che noi dobbiamo guardare di domenica in domenica e pensare al momento solo a cercare una posizione magari migliore nella griglia play-out.